Benvenuti a questo compleanno, sono i 20 anni della collana La Collana, Maurizio Cucchi che l'ha curata dagli inizi, Marco Borroni l'editore purtroppo, ma spiegheranno, ha avuto un problema, un incidente, quindi non riesce a muoversi, però ci ha mandato un suo scritto. Faremo anche un brindisi alla fine di questa serata, per cui vi invitiamo a fermarvi per brindare questo compleanno. In questa serata ci sono molti autori di questa collana. Io segnalo quelli appena usciti, quelli quest'anno, in ordine sparso: Marina Corona, Mattia Sferrino, Marco Marangoni, Maria Pia Quintavalla, Wolfgang Testoni e Silvio Ramate, che questa sera però purtroppo non c'è. Bene, io lascio la parola, per non sottrarre tempo alle letture, a Valeria Cucchi, Poggi Cucchi, e a Maurizio Poggi. Forse sono quasi meglio Valeria Poggi e Maurizio Poggi. Cucchi in Poggi, e poi chiameremo chiamerò i vari, si prepara Pietro Berre, poi Alberto Bertoni. Bene, Valeria, a te. Grazie. Allora, io inizio con un saluto dell'editore. Buonasera a tutti, grazie per essere qui a festeggiare i 20 anni della collana. Purtroppo un accidente non mi consente di essere presente e mi spiace. A Maurizio Cucchi e Valeria Poggi il compito di parlarvi della storia della collana e dei riconoscimenti ricevuti. Io voglio solo ricordare l'amico Mauro Macconi come promotore con Maurizio del progetto e esprimere la mia soddisfazione per quanto abbiamo fatto e la speranza, per quanto riusciremo ancora a fare, per proseguire sulla strada indicata da Mauro. Desidero inoltre fortemente ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, oltre agli stessi Maurizio Valeria, veri capisaldi, Giorgio Vicentini per le belle opere che caratterizzano le nostre copertine e per il logo della collana, Giorgio Prestinoni per la fattiva collaborazione, Massimo Danino per i disegni raffinati, Battista Macconi per il fresco contributo grafico, Giovanna Zighetti e Giuseppe Bonomi come spalleggiatori. In riferimento anche al premio di poesia Mauro Macconi, che giunge quest'anno alla 9ª edizione. Ovviamente il mio ringraziamento va anche a tutti gli autori che hanno voluto pubblicare con noi, che hanno reso la collana, i quaderni della collana, due presenze significative nell'ambito della poesia. Ringrazio infine la Casa della Poesia di Milano e Amos Maltio, che gentilmente ospitano quella che spero si riveli una bella serata. Spero di non aver dimenticato qualcuno. Un caro saluto a tutti, vi aspettiamo il 20 giugno al premio Macconi, al Belvedere di Palazzo Lombardia. Mi ha anche aggiunto qualche, forse dimenticherò qualcuno, comunque i premi che negli anni Laura Garavaglia premiata in Romania, Sergio Costa premio Cetona per l'inedito 2015, Elena Salibra premio Viareggio Repaci 2014, Lucrezia Lerro premio Como 2015, premio Laurentum 2014, Lorenzo Caschetta secondo al premio Fogazzaro 2018. E chiudiamo con la poesia che di Mauro Macconi, dalla materia dell'amore, il secondo volume uscito nella collana, che aveva inaugurato con Maiorino, le trascurate mi pare. Ed i primi due versi di questa poesia sono l'epigrafe di tutti i libri della collana a partire dal 2001. Ci incontreremo ancora in questa distanza, sull'abisso senza vertigine. Non saremo più l'affanno del sogno, ma una carezza, una tiepida mano sull'anima. La parola non mi permette. Mi ricordo quando siamo partiti, naturalmente vorrei anche precisare che Marcolino è immobilizzato, no? Perché sì. Cioè non è una cosa da poco, no?
perché se no un ultimo non ci aveva voglia fa firma, no, è immobilizzato e purtroppo penso che dispiaccia molto anche a lui di non poter essere qui. Ecco, io ricordo appunto quando abbiamo iniziato questa avventura, che devo dire, della quale devo dire sono molto orgoglioso, perché guardando l'elenco degli autori e dei libri che abbiamo pubblicato, io credo che sia una delle cose belle che mi è capitato di fare nella mia vita con l'aiuto appunto di queste persone. E quindi cos'era il 99 a questo punto? Nel 98 ci siamo incontrati, l'idea è stata di Mauro, come tante altre volte, e il suo amico e compagno di scuola, credo anche, no? Marco Borroni, erano disposti, con la mia modesta collaborazione, a creare una nuova collana di cui vediamo qui molti esemplari, tra cui anche il primo, che era ancora in bianco e nero la copertina, molto elegante, e che fu di Giancarlo Maiorino, insomma. Quindi non è che siamo partiti così con un autore qualsiasi, ma con un piano anche molto preciso, e cioè quello di affiancare autori già ampiamente riconosciuti, come nel caso di Maiorino, con o lavori in corso o riprese di opere precedenti o altre cose che stavano scrivendo, ma di sicura qualità e in grado anche di dare prestigio alla collana, affiancandoli appunto ad autori più giovani. E questo è quello che abbiamo sempre fatto. E i primi furono appunto Le Trascurate, quello di Giancarlo Maiorino, dello stesso Mauro Maconi, La materia dell'amore, che ahimè è l'unico libro che lui ha potuto vedere in vita e del quale però per fortuna abbiamo potuto poi ripubblicare l'intera o perlomeno una importante selezione delle opere successivamente, e naturalmente, in differenza del tempo, che vi invito a cercare e a leggere, perché insomma il suo andarsene così veloce gli ha impedito di raccogliere anche quei consensi e quelle soddisfazioni che le sue grandi capacità, la sua sensibilità, come io ho detto sempre, anche se non c'entra apparentemente con la letteratura, la sua impressionante nobiltà d'animo, abbiate pazienza, ma siccome ho conosciuto molta gente nella mia ormai lunga vita, ma devo dire che la nobiltà specchiata d'animo di Mauro Maconi è una cosa che mi è rimasta impressa, per cui è un amico che a noi che l'abbiamo conosciuto è venuto troppo presto a mancare, ma ci spiace soprattutto per lui, che sicuramente avrebbe potuto dare ancora, 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 ed averne anche i riconoscimenti che meritava. E nel corso di questi anni, appunto, qui il numero è diventato straordinariamente ricco, 57, no? L'ultimo è Marina Corona, l'ultimo in ordine di uscita, che è qui presente, e è chiaro, non ve li posso nominare tutti, però mi sembra interessante anche la varietà che siamo riusciti a mettere insieme, oltre anche all'accoppiamento di nomi noti con nomi di esordienti o di giovani, perché per esempio il quarto numero della nostra collezione, curato da Mario Sant'Agostini, che è lì in fondo, di cui abbiamo ripubblicato poi il suo libro d'esordio, che lui fa finta di non considerare, ma che vi convincerete che vale la pena di leggerlo. E lui curò questa antologia, I poeti di vent'anni, e siamo però nel 2000, quando si cominciava a vedere che c'era una generazione di nuovi autori molto impegnati e molto validi. È stata fatta questa antologia e alcuni successivamente si è visto che sono stati tra quelli della generazione, allora era la generazione degli anni 70, che sembravano ragazzi, no, erano ragazzi, erano. Adesso effettivamente sono diventati anche autori maturi, che hanno pubblicato in collane importanti, non tutti, però la scelta che abbiamo fatto, che ha fatto, anzi, io credo che sia assolutamente condivisibile ancora a distanza di tempo, anche perché è una scelta che è stata fatta solo ed esclusivamente sulla base delle convinzioni del curatore del valore dei testi, anche perché molti di questi non li conoscevamo neanche, no? Erano ragazzi che magari mandavano i loro testi, magari semplicemente questo, venivano apprezzati e si capiva che erano quelli che stavano andando nella giusta direzione. Uno di quelli, tra l'altro,
Andrea Poncio, che ha pubblicato come decimo libro della nostra collana La Casa. E poi qui guardando ancora, qui c'è Pietro Berra, tra quelli che sono più o meno di quella generazione, adesso non ricordo esattamente l'anno di nascita di Pietro, ma comunque più o meno è coetaneo di questi, e Matteo Zattoni, venuto dopo, che sono usciti, guarda caso, contemporaneamente più o meno, a un libro di Vivian, La Gentilessa, che sono poesie scritte in milanese, e credo che sia l'unica cosa di questo tipo che lei ha fatto, e quindi è una chicca particolarmente interessante. Andando avanti si trova un po' di tutto, compreso appunto altre due cose che escono volutamente un poco dalla linea principale, che sono la traduzione di Hopkins, The Selected Poems, fatta da Maurizio Clementi, e devo dire che qui, come in altre circostanze, ma questa è stata esemplare, ho potuto ammirare la bravura e come dire, il puntiglio straordinario di Marcolino, perché addirittura si è accorto che nell'originale inglese, nella trascrizione dell'originale inglese, c'erano degli errori, perché qui abbiamo un editore che legge i libri, non è una cosa così. Mi ricordo, non farò il nome anche della persona perché sarebbe gravemente scorretto, che una volta mi disse: ma questo libro non mi convince tanto. Io l'ho fatto lo stesso, però l'ho apprezzato enormemente, vi pare? Perché vuol dire che uno che legge il libro, e se non gli piace, se non è convinto, te lo dice, che è nello spirito tradizionale migliore dell'editoria, vi sembra? Io ero convinto, però mi è piaciuto che lui mi abbia detto questo, e quindi poi il libro è uscito e sono contento di averlo fatto, e non vi dirò chi è, non mi sembra presente, non per questo. E poi la qui presente mia consorte ha fatto anche una bellissima iniziativa, che era quella di raccogliere degli interventi sull'opera di Giovanni Raboni, L'emozione della poesia. E chi, come dovrei pensare tutti, no? ama questo autore, non può fare a meno, secondo me, di impossessarsi di questo libro, perché ci sono interventi di vario genere su di lui, fatti da persone che l'hanno incontrato, che hanno incontrato la sua opera e che hanno capito l'importanza che il personaggio aveva. E qui poi andremo avanti, ma a lungo gli ultimi sono stati nominati, credo che abbiamo anche Marco Marangoni, che è uno degli ultimi usciti. Come leggeranno, sì, naturalmente. E poi bisogna dire anche quello che vogliamo fare, e tra quello che vogliamo fare c'è anche un libro, qui presente l'editore di allora, Arrigo Lampugnani, Su questo e altro, che era una rivista fondamentale nei primi anni 60, e se guardiamo noi gli indici di questa rivista vediamo alcuni tra i più importanti letterati, poeti e scrittori del Novecento. E siccome si dimenticano queste cose, siccome le riviste cartacee e tradizionali sono quasi sparite, eccetera, è molto bello ritrovarsi di fronte alcuni nomi con i loro testi, con i loro interventi. Sereni, per esempio, non so, Raboni, Gelo Pampaloni, Franco Fortini, tanto per dire, no? E in una rivista che era stata fondamentale e che io stesso, pur essendo così vecchio, non ho fatto in tempo a leggere in diretta perché ero troppo piccolo, ma che però è una cosa che secondo me dovrebbe entrare nei corsi universitari, dove molto spesso ci schematizza troppo e ci si dimentica di alcune iniziative, di alcuni anche gruppi, se vogliamo, che magari non si erano costituiti in gruppo, ma che avevano degli intenti culturali comuni molto importanti. Ecco. Dunque, poi abbiamo fatto nascere anche i quaderni della collana, che sono delle plaquette, e devo dire che è stato molto bello quando persino la libreria Feltrinelli non solo li aveva presi, ma li aveva addirittura esposti. E qui bisogna ringraziare i bravi che fanno la grafica di questi libri. Perché? Perché evidentemente libri come questo costituiscono quello che si immagina debba essere, no, la veste di un libro di poesia. Se no non l'avrebbero messo, nessuno gli aveva fatto pressioni particolari. Però quando l'hanno vista,
immediatamente hanno detto: ma toh, la poesia non può che stare in un volumetto di questo genere. E credo che abbiano fatto bene, che avessero ragione. Noi abbiamo già anche in questo caso un catalogo abbastanza nutrito e stanno per uscire altri libri, adesso li nomineremo. E i prossimi autori che si faranno direttamente nella collana sono Michele Hyde, di cui era già uscita anni fa, tre o quattro anni fa, nel 14 forse, o 15, insomma una per la prima. Una delle prime, sì. Poi Giovanni Parrini, che è un poeta fiorentino molto bravo, che aveva pubblicato, adesso non so se Interlinea, credo. Marco Pelliccioli, che è uno dei giovani più bravi, che è persino presente, eccolo lì. E Giorgio Mannaccio, che non è propriamente un ragazzo, ma che ha una storia alle spalle già molto interessante, perché addirittura del terzo, quarto, secondo non so, numero dell'Almanacco dello Specchio Mondadori anni 70 era presente. E quindi siamo molto convinti, si capisce, di queste quattro uscite, alle quali si devono accompagnare poi le uscite delle nuove plaquette, che sono una di Giancarlo Pontigia, poi di Giovanni Ingino, che è qui presente, che è un quasi esordiente, ha pubblicato un libro l'anno scorso, ma questo è un libro più piccolo, molto tematizzato e asciutto. Alessandro Pancotti, che è un quasi giovane, mi pare che ha 35-36 anni, con un testo molto unitario. Io sono rimasto a questo punto, quando vedo uno che dice un ragazzo di 50 anni mi viene da ridere, questo paziente. E Fabrizio Bernini, una plaquette di questo autore che ha pubblicato alla fine dell'anno scorso un nuovo libro da Mondadori, e Stefano Bortolussi, che aveva un libro precedente pubblicato da Iacabù in quella bella collana che aveva diretto Roberto Mussapi, e lui è uno degli autori usciti in quella collana, come anche la Marina Corona, e non vorrei dimenticare qualcuno di presente che non sto in questo momento orcheggiando. Vabbè, credo che abbiamo finito. Dovrei leggere, mi è stato dato questo simpatico compito, ma bello e triste insieme, nel senso che alcuni possono esserci e non vengono, più giù per loro naturalmente, e alcuni non possono esserci. Il primo di questi è Ermanno Krum. Le sentono gli animali, nei venti, nel frastuono d'acqua, nel fremere di foglie, noi sentiamo risuonare sillabe, pronunciare parole, è la lingua delle voci, l'urlo da terra che scandaglia il boomerang, ovunque lo stesso, in fuga, in corsa, che riporta ai nostri piedi lo sgomento, l'onda di ritorno registrata dai satelliti che dall'alto ridisegnano la terra. Questa è di Gregorio Scalise. Quelle vite che piovono e si rifiutano di impersonare la composizione di un destino. Il veggente ha il cuore colmo e gli occhi decifrano le serie successive. Ci basta uno sguardo a schiudere quella volontà di esistenza. Dalla perfezione delle formule. E questo è Mario Benedetti, che fu uno dei primissimi che abbiamo pubblicato nella collana, e in pratica facendo anche il suo primo libro importante, dopo pubblicato da Mondadori, ma questo abbiamo la soddisfazione di averlo trovato per primi noi, e ne siamo molto orgogliosi. Dunque, hanno detto cose tristi, hanno tolto alcuni centimetri, tu non li hai sentiti, hanno fatto i corridoi più grigi, le stanze più sole, quello che uno vede, ma non dovrai soffrire, qualunque cosa tu veda. Ogni volta che il cervello ti festeggerà a modo suo, soffriranno le strade, il fiume, quello che tu vorrai che soffra, e più da vicino qualcuno guarderà il bene, anno dopo anno, da quello che c'era a questa casa nuova.
Allora, Pietro, Berra e poi Bertoni, andiamo in ordine alfabetico. Vieni qua te. Chiedendo l'età mi hai fatto ricordare quanto sono invecchiato anch'io comunque. Per esempio non potrei più partecipare da molto al premio Cetona Verde Poesia, quindi ho deciso di leggere una poesia che non ho mai letto, perché in realtà era nata come compitino, un compitino che tu ci avevi dato, Vivian ci aveva dato a Cetona Verde, oltre al libro edito. Poi ti chiedono di pensare in una notte in cui si dorme poco, ha dormito qualcuno meno, una poesia. Le quattro parole fatidiche erano casa, piscina, corpo, bosco. Era il primo proprio. Sì, era proprio il primo, quindi appunto posso anche dire, sono nel 75, sì, vecchio, vecchio. Il giro della morte, tra casa e la piscina corre il giro della morte. Giravano i bambini con le loro biciclette, testa bassa sul manubrio che grida da Comanche sfalciando sotto il tunnel dei castani. Fuggiò a dare l'altro. Aveva avvistato un topo morto vicino al bidone dei rifiuti, un'attrazione da mostrare ai genitori e a tutti gli amici che li andavano a trovare. Ma dopo tre giorni era rimasta solo la testa e dopo una settimana niente. Bisognava inventare un altro gioco. Grazie. Bertoni, ecco. Ne leggerei una breve dalla Plaquette e un'altra che ho scritto in questi ultimi giorni, che è un omaggio ricordo di Nanni Balestrini. Quella della Plaquette si chiama Balconi. Io credo che per una questione di angolature e di spigoli, forse in virtù della naturale curvatura della crosta terrestre, noi vediamo le stesse sfumature di celeste a riverberare i massicci appenninici, addensarsi le stesse nuvole, intuirne i rovesci, il rimbombo, l'istante, i lampi sghimbesci e più di rado la compattezza delle nevi, come scendono lievi fino ai balconi, alla vita degli interni. Quella per Balestrini è relativa al nostro ultimo incontro, una sera che pioveva di maggio di 2 o 3 anni fa a Modena, in cui gli chiesi un po' conto, scherzosamente, un po' no, di queste liale, che era questo nomignolo offensivo che aveva riservato a suo tempo a Bassani, a Cassola e ad altri. Sei stato il poeta della fine del linguaggio e della storia, se non che la storia da qualche parte doveva pur ricominciare, e come frontiera del male ha inventato alla fine del deserto un tuo mondo di liale, ovviamente nemiche, da passare per le armi nell'inesausta lotta di figli contro padri. Ma tu, quale padre sei stato? Hai voluto tutto? Ci hai intimato di farne subito un'altra, trascinandoci all'attacco col più avversativo dei ma? Tutti noi, signorine Richmond, seriali e conflittuali, cantate con voci impersonali in una serie di ballate dove coraggio e sentimento erano solo un'altra specie di batterio che riduceva il mondo a poche pietre, a pause di terribile silenzio. Sei stato tutto questo, e non è stato poco. Ma per me anche l'amico malfermo di una notte di pioggia, tiepida e leggera, a Modena in via Taglio, noi due girovaganti in piena zona pedonale,
quando sogghignandomi hai detto che le liale erano solo i feticci migliori degli alien che da decenni siamo tutti, poeti e di poesia malati, senza più nessuna arte, per questo interminabile e finale spazio siderale. Grazie. Marco Ceriani in sala? Sì. Allora, facciamo così. Oppure vi passo il microfono. Allora, vuoi rimanere? Posso sedermi? Sì, sì, certo. L'ho messa a posto. Io dunque vedo che i miei predecessori sono stati abbastanza brevi, per cui amputo un po' il mio programma di lettura. Dunque, leggo due cose inedite da un libro che si chiama Frammenti nel dialetto della Focile. Si sente o volete il microfono? Microfono? Allora, sono due testi inediti da un libro che spero abbia un futuro, possa avere un futuro, che si chiama Frammenti nel dialetto della Focile. Ancella, ancella, scandisci mortalità e in lei ti specchi come chi vi si adempie, scuotendo il torchio del sidro alle tempie. Vieni con una grandine di indivisibili mele, ancella e rompi in immortalità, immortalità che va in visibilio, te sorella, ma sovente infedele, sul palcoscenico delle invisibili. Redentore. Il Redentore è la carrozza più bianca per attraversare quel candore di neve, ma quando lo fa la neve non sbianca, ma si fa più nera di tre primavere. Ho attraversato l'inverno, l'estate, il Redentore non ha pariglia al suo fianco. Ho pronunciato l'autunno in specie, nel ruscello di Ofelia guizza un calanco, è in tralice il sudario e sono oblique le trecce all'orecchino sudato della suicida del salice. Grazie. Marina Corona. Allora, volevo ringraziare le persone che hanno strutturato questa collana, Maurizio Cucchi e l'editore che purtroppo ha avuto un incidente, perché anche tutti quelli che hanno organizzato questa festa per la poesia. Io leggerò una sola poesia dal libro, questo libro che è stato pubblicato da poco, Un destino innocente, che parla di la voce di mia figlia che mi chiamava, che io sentivo risuonare nella casa del mare dove passavamo le vacanze. Io richiamo: la tua voce colmava la notte nella casa delle vacanze, tacevo nell'oscurità che il mare tagliava alla finestra, il richiamo svagato dava forma alla stanza, raddrizzava pareti, squadrava nelle cornici nette i vetri, sosteneva il soffitto alla sua altezza per gli occhi che la barca dei pensieri attraversava remigando. Presto io ti avrei detto vieni, con la voce che sa la nota esatta per quella nota sola che la salva, e fuori si riavvita nei campi accanto al mare la vita, trova il suo perno perfetto, ritorna all'eterno combaciare, vieni tra l'onda e il litorale. Massimo Dagnino,
e si prepara Mattias Servino. Mattias. Vuoi mettere l'accento tonico? Buonasera, leggo un inedito. Devo ricordare, dimenticato, che il Presidente Contino ha vinto il premio Saba, scrittore di frontiera. Allora, occhi introiettano la luna, un abisso fortuito in un'alba imprecisata, si risale acquattati a forte pendenza, traspira acuminate, dal suo volto di tre quarti, tensioni che saranno dell'acqua. Improvvisamente giorno, leoni addormentati nella pietra, da criniere di rampicanti, si manifestano in usura, scalpi e ornamento di Domeniche Pensili. Grazie. Grazie. Mattias Ferrino. Buonasera a tutti. Vorrei solo dire due parole, questo è il mio primo libro e il fatto che varie persone abbiano collaborato per un libro ha reso possibile in qualche modo uno spazio di scambio tra persone, tra varie generazioni, e credo che questo spazio, al di là poi del formato cartaceo del libro, sia forse la cosa più importante, insomma, che gira attorno a una pubblicazione. Sono rimaste un prodigio per tutti noi, con la rincorsa breve nell'urco trattenuto, le punizioni a foglia morta. Così ci ha insegnato a batterle, calciando d'interno, col sorriso assente di un silenzio fanciullo, che fa girare la palla, passata, raso terra, tra i piedi di tutto un campo, su in aria, oltre la barriera. In un lampo di tempo anfibio alla partita in giardino che scorre interrotta verso il suo finale. Grazie. Gaia Formelli e Vivian che si prepara. Leggo una poesia da Poesie Criminali. Microfono. Sente? Sì. Prima c'è un piccolo pezzo di prosa. Nel 1990 Simonetta viene trovata morta nell'appartamento di Via Poma, a Roma, dove lavora come segretaria. Per l'omicidio viene inizialmente accusato Pietrino, il portiere del palazzo. Successivamente l'architetto Federico. E infine il fidanzato di Simonetta, il cui calco odontoiatrico viene confrontato con il presunto morso trovato sul seno della donna. Tutti e tre gli imputati vengono assolti per mancanza di prove. Nel 2010, pochi giorni prima di deporre nel processo a carico dell'allora fidanzato di Simonetta, Pietrino si getta in mare da una scogliera con un piede legato a un albero. A tutt'oggi è stato impossibile stabilire l'identità del colpevole dell'omicidio. Pietrino. Mangiavi cocomeri con i portieri di Via Poma, le tasche cucite di chiavi, la schiena rotta e gli occhi chiari. Si sono affilati gli anni, i tribunali e i silenzi a frugare i tuoi pantaloni, le tue tasche, i tuoi occhi lanciati in mare, un piede legato a un albero, la dentiera rubata alle onde e ride nella sabbia. Attingendo lungo i distretti del corpo, agli occhi, al collo, al seno, al torace, dopo aver morso e leso il capezzolo destro, manca l'opponente zona intercanina inferiore. Trasmigrazione delle tracce di saliva, materia scivolosa nell'evoluzione della scienza, entusiasmo dell'odontologia forense. Io leggo
leggo dalla gentilessa la Gaina Malada, e mi aveva detto Luciano Erba che stava vincendo un premio in cui era in giuria, ma per colpa di una L, perché avevo scritto Gallina. Gallina Malada, beh, è brutto Gallina, e non ho vinto, perché sai quei premi con il circolo filologico, sì, cioè, quante L ci vogliono? Due galline. Quante L ci vogliono? No, nessuna, c'è solo la L. Gaina. Però secondo me anticamente c'era la L. Le vecchie galline, le galline. E qui inizia con i due versi da quel dì che ti hai scritto in sci. E cos'è che mi avevano scritto? A una lettera d'amore mi hanno scritto no. Infatti nella copertina che mi sono disegnata io da me c'è una busta con delle N che vagano e delle O. Allora, Gaina Malada, da quel dì che te mi scritti in sci, mi capita un qualcos, mi interessa più niente. Le minga giust se fanno in sci, ma mi interessa più niente. E allora mi metti in un cantun come una gallina malata, la corte, i poulet, gli altri gallin, vedi tu scos, ma mi interessa niente, l'acqua fresca de bev, i granit gialt de mangià, niente, col corapin sotto l'ala, che bel scur, che bel caldin che fa, par de verso un puresin dentro la mamma. Che bel sentire rumor lontan, lontan. Un crapin sotto l'ala, le minga giusto, ma che bel caldino. Che fa? Anni 70. Grazie. Non so se c'è Lucrezia Lerro, Sara, Giancarlo Maiorino, non l'ho visto. Marco Malangoni, ecco qua, e poi Roberto Mussapi. Beh, intanto ringrazio, bella serata anch'io, veramente intensa e ben curata come poche altre, e leggerò tre liriche da questo libro che è stato veramente ben seguito dall'editore di cui si è detto prima. È una sera d'estate e guarda come Guido le curve che volto e la campagna e dopo il mare. Però è da qui, mi dico, che uno eredita i sogni e le ansie. Noi siamo i tanti che corrono, e per la pietà avuta avremo la giusta misura del valore. Ad ognuno la sua storia, che solo dà la morte e dà a noi una gloria. La passione è sangue che corre, pensi, ci pensi sempre, tra struggimento e nostalgia, tra conquiste e cima, e posizioni perdute, tra richiami e presentimenti, poi la materia, la porosità, la luce impastata di tempo, quanti labirinti ci sono, come l'eco dentro il suono, le tante voci, la comunicazione che studio, che non mi accontento. Per finire, la poesia che dà il titolo a questo insieme di poesie. La passione di una vita intera, degli anni, trascorsi a poco e tutti insieme, mentre non sai come sia stato quel respiro di polveri e fili d'oro del tempo, e a volte un fuoco,
un revolver, ma la fiammata è stata quella che, facendosi strada, dava luce e calore, faceva qua giù quello che in alta scala è la fantasmagoria del sole. Grazie. La fantasmagoria del sole. Roberto Mussapi, autore di due sono le pubblicazioni, Voci prima della scena e Lezioni elementari, sulla questa collana. Buonasera. Un omaggio e ringraziamento a Marco Borroni. Ecco una piccola correzione al messaggio iniziale di Maurizio. È vero che è bloccato, eccetera, eccetera, ma per poco. Sì, cioè, per... perché andava anche detto, cioè, sì, è messo malissimo, ma ne uscirà tranquillamente, anche se non, purtroppo non ora. Poi un ringraziamento da parte della, come poeta, e quindi a nome anche di altri poeti, a Maurizio Cucchi, che con questa collana, e non solo con questa, ma io siamo qui per questo, dedicata a un amico, ha manifestato proprio il senso sacro della vita. Cioè, senza profanare oggetti sacri, tenere in mano cose che non si devono tenere, ha manifestato il senso sacro della vita con la memoria, con gli affetti, e quindi da anni continua questa impresa nel nome di, dell'amicizia, che da un amico che non c'è più si estende ad altri. Quindi è un esempio, secondo me, di moralità poetica, di senso della memoria, senso del sacro, e quindi Maurizio meriterebbe un riconoscimento per questo. Leggo un monologo, questo da uno dei due libri che ho pubblicato in questa collana, ne sono monologhi in versi. Questo è Ariel, il demone dei venti, nella tempesta di Shakespeare, e questa è la mia riscrittura del demone Ariel, che fu fatta per una serata, tra l'altro, per la Casa della Poesia, mi venne in mente anni fa per questo. Sono sull'isola, lo sai, sono in preda a quel torpore che segue alla visione e all'incubo. Barcollano, non si tengono in piedi. Avrei compassione di loro se compassione fosse concessa a un essere immateriale fatto d'aria, estraneo alla vostra fratellanza. Perdonali, mago, spezza la bacchetta, restituiscila al fondo dell'oceano la tua magia, come la poesia di Shakespeare. Fu luce, ma ci è data in prestito. Perdona chi non sente coloro che gli sono accanto. Perdona chi crede nella solitudine, senza sentire il respiro della sera, la folla d'anime che lo sta cercando. Libera l'uomo, o agisci in tal senso, è stato amato un tempo da uno più potente di te e di tutti i tuoi libri d'incanti. Non sono soli e non lo sanno. Questa è la loro pena. Tu sei un mago, ti prego. Donagli il senso della compresenza. Con me, con l'isola, con Calibano che hai reso schiavo, con tutti, e ognuno con se stesso.
abbiamo Giorgio Prestinoni, che non è arrivato, che è l'autore, dopo adesso dirò il titolo anche degli altri, libri, di Antologia d'acqua e Hotel Stelvio. Maria Pia Quintavalla, che invece è un libro appena recentemente pubblicato, che è Quinta Bess. Mentre si avvicina, ricordo i titoli dei libri degli autori che hanno letto fino adesso: Pietro Verra, Notizie sulla famiglia; Alberto Bertoni, Ricordi e cromosomi; Marco Ceriani, Gian Morti, violinista; Marina Corona, Un destino innocente; Massimo Dagnino, Presente e continuo; Mattias Ferrino, La sottrazione; Gaia Formenti, Poesie criminali; Viviana Maggio, La gentilessa; Giancarlo Meirino, Le trascurate; Marco Mangoni, La passione degli anni. Bene, Maria Pia Quintavalla con Quinta Bess. Sì, prima di dare lettura, ho trovato molto consono la citazione che ha fatto Roberto Morsapi sul testimone dell'amicizia e dell'etica della poesia, cioè l'amicizia tra Mauro Maconi, Marco Borroni, Maurizio Cucchi e a questo punto Valeria Poggi, dà luogo a una creatura, questa creatura è questa collana, e forse non è un caso che ci sia una collana trasversale anche fra le generazioni, e questo è molto bello, importante, cioè che accosta i giovani e i non giovani, i famosi e non famosi, perché è una cosa che serve, che insegna. Va bene, io leggerò da Mater, questa sezione intermedia, il primo Mater, Nata dal riso. Essa è più felice di te che di fortuna la vedesti nascere alla vita. Lei tace, ride, si compiace, aspetta i tempi delle sue radure. L'amore la seduce, il corpo dondola ma esplode nell'ansia di una primavera forte, piena di odori, e lei profuma, dice alle amiche, tagga sul video una sua luce, poi si gira e ti scopre, alle sue spalle, ne urla, ride, non sa come tenere esorcizzato quel demone che è un'altra donna, una che in piedi crede specchiarsi nelle sue gambe nude. Non capirà. Lei è più libera, più umana, non conosce guerre né latitudini del nero. Il Novecento appena lo ha leccato, ma dopo, quando venne valicato nel suo tam-tam sinuoso, si è raccolta. Dorme o ticchetta i suoi messaggi, pensa, nella luce, e intanto, in semicerchio, si accavalla ai corpi delle amiche, in cerchi di fumo e di parole, vola via leggera, si traduce. Tu, una chiave di notte, nel suono delle sue parole, ti ha acceso il video della mente, e poi non turba più, per quella mano speculum sul cuore ti senti piccola e sperduta, la sua nascita va verso la tua morte, ma lei serena guarda e stanca, non capisce. Uscendo piano dalle porte credevi non udire quel pianto secco che ti prese nel salutare, quando tua madre, nell'abbandonarti ancora una seconda volta, se ne usciva zitta e solenne verso il suo bell'ade, fasciata in oro, andare nella vita. Ma lei sarà nata dal riso, domina nella silhouette radiosa, circonfusa. Grazie. Siamo gli ultimi tre nomi. Mario Sant'Agostini, quindi, che ha curato appunto nel 2000 I poeti di vent'anni, in antologia, e ha pubblicato altri due libri che sono Uscire di città e Kafka in Palestina, da cui la plaquette quaderni. Ma io credo di essere uno dei più beneficiati da questa, sì, questa collana, credo di essere l'azionista di maggioranza, mi sembra, sì, eccessivo. C'è una cosa, cerco di essere breve, se prendere sul serio i versi degli altri, no? E quindi avere una relazione forte con quello che scrivono le altre persone,
è, secondo me, è la quintessenza del magistero. Cioè io, autore, prendo estremamente sul serio, aderisco a quello che tu hai scritto, magari lo faccio più di te. Ecco, se valgono queste, vale questa confusa premessa, credo che questo libro che è stato ristampato nel 2016 è stato preso da un maestro per due volte, nel 1900, negli anni 70, 1975 credo, e molti anni dopo quando è stato ristampato. Il mio maestro è ovviamente Maurizio Cucchi. Tengo a dire, per al di là dei versi che ha scritto e che tutti noi conosciamo e quindi è perfettamente inutile che io ne parli, perché è stato il primo che ha preso sul serio questi versi, e questo è il vero magistero, credo. Fatta questa premessa, io devo ringraziare molto questa casa editrice che mi ha dato occasione di leggere i versi degli altri quando è stata fatta quell'antologia. Allora non c'era internet, e quindi si andavano proprio a prendere quasi porta a porta, quasi e a volte per, quasi per caso, ecco. E è stato mettersi da parte mia in relazione forte con gente che allora aveva veramente 20 anni. E poi c'è questo, cioè per finire appunto la serie delle azioni che detengo, no, di maggioranza appunto, quasi, però maggioranza relativa, dai. Relativa, molto relativa. 3%. Ecco, leggo semplicemente la prima poesia di questo Kafka in Palestina nel 31. Qui ogni giorno la memoria diventa più sciatta, come una maceria dove non si cammina. E poi ci sono io, che vedo solo del bianco, al più una specie di nebbia d'altri tempi. Invece di certe scene, certi pensieri d'amore, certi incontri con Dio, dei padri dei miei padri. Forse per questo ho perduto per sempre certi pensieri d'amore, certi incontri con Dio, e non so più nulla dei padri dei miei padri. Quindi Wolfgang Testoni, anche lui è autore di due libri pubblicati con la collana, che è La prima ora e Il mutare o nel nulla. Buonasera, si sente? Leggerò due brevissime. Il professore d'italiano scriveva la lavagna e cancellava la polvere di gesso. Da parola a cosa crollava come cipria. Il carcere è in rovina, i rampicanti invadono le celle vuote. Il direttore aveva una villetta col giardino e tutta la frescura precipitava intorno, ma è l'isolano a dirlo, i galeotti qui facevano i formaggi, i terrapieni, il bagno dentro il mare. Il direttore non usciva quasi mai, aveva il macchinone e il mare. Anche lui stava in prigione, benché innocente. Ho sognato mio padre, era morto, seduto, al tavolino di un bar, già avvolto da una luce maggiore tra i molti, e guardava la strada. Sembrava più alto, pulito, distratto, guardava la strada. E anch'io mi sentivo una cosa che lenta si raffredda. Grazie. Quindi Mary Barbara Russo,
autrice de Il freddo e il crudele, e poi il secondo che è Disturbi del desiderio. Allora, buonasera a tutti. Io ovviamente devo ringraziare Maurizio, senza il quale non esisterei, insomma, e devo ringraziare Marco, questa casa editrice, però vorrei spendere una parola anche per Valeria Poggi, semplicemente perché faccio la giornalista da 25 anni e so cosa vuol dire fare l'ufficio stampa per la poesia. Cioè, i libri di poesia è difficilissimo che passino, io faccio una grandissima fatica, tanto che nel mio giornale mi sono inventata una rubrica per far passare degli autori che non fossero, insomma, solo i poeti laureati. Per cui vorrei fare, siccome questa collana ha una visibilità non solo in quanto a premi, come abbiamo sentito, ma anche nella stampa ha una sua visibilità, vorrei fare un applauso a Valeria Poggi per la buona. Leggo da Disturbi del desiderio una poesia che si intitola, da una sezione che si intitola Edipo Re. Voi sentite? Sì. La gioia di sapermi al riparo, ma non fu riparo allora la nostra vocazione di baciarci sotto le lenzuola. Di giorno ti aggiri sola davanti al mondo imbecille e pensi e muori. La gente parla, spiega quello che fa il pittore in via Boltraffio, l'altro che ha messo in piedi una cantina. C'è anche chi ha fatto la galera, chi ha tentato il suicidio mentre cade la sera. Ti ucciderei io se potessi, ti caverei gli occhi nel letto, l'imperfezione, il difetto di quella stanchezza metrica di infanzia, la materia bianca, la morte mi moriva tra le braccia e quella volta sì, bruciavo di passione, cieca nella perfezione, non temere, non durare. A volte penso che l'amore assomiglia a quelle cose che deve assomigliare, a qualcosa che muore. Grazie. Allora, nel chiuderdo la parola a Valeria, le letture mi sembra non ci siano altri autori, nel caso fatevi avanti, poi io ricorderò gli appuntamenti della prossima giovedì. Io volevo ringraziare chi mi ha ringraziato, ma è esagerato, è un lavoro che mi diverte molto, prima ho fatto l'insegnante, mi divertiva meno. Volevo ricordarvi a tutti, vi aspettiamo il 20 giugno per il premio Maconi. Saremo ancora molti di più alle 18:30, poi c'è il quarto d'ora accademico, insomma, quindi sì, al palazzo Belvedere, però poi riceverete tutti, vi tartasserò con l'invito. Meglio, chiudiamo la serata. Ricordo che qua ci sono i libri degli autori presenti, ma anche altri in vendita, perché gli editori vivono di questo, ecco, della distribuzione dei libri. Per cui vi esorto, si trovano comunque tutti su internet, su Amazon, basta chiedere presso l'editore, presso l'ufficio stampa. Vi segnalo le prossime serate, che sono il prossimo giovedì, Roberto Mussati che legge Melville, recentissima uscita nello specchio Mondadori, il 13 giovedì poesia che resiste, per cui c'è un po' un dibattito, la poesia c'è, non c'è, mi sembra che abbiamo dimostrato questa sera che c'è, è viva e più che vegeta, e quindi ci saranno autori appunto non troppo datati che parleranno di questo argomento. E il 20 coincide in realtà con il premio Marconi, ci facciamo sempre la concorrenza alle 7:30, Balestrini, abbiamo un ricordo di Balestrini che è scomparso un paio di settimane fa, quindi a un mese, c'è un ricordo appunto di Balestrini, quindi visto che iniziamo alle 7:30, magari un quarto d'ora accademico, prima ci vediamo al Maconi e poi ci spostiamo qua.
purtroppo noi siamo legati a giovedì, se per qualche ragione si spostasse, cioè qualcosa, vi faremo sapere. Chi non fosse iscritto alla nostra newsletter, mi lasci l'indirizzo email così che vi posso tenere aggiornati. Bene. Potreste farlo alle 21 palestrine, no? Qua? Eh no, perché abbiamo lo spazio fino alle 21. Se vi fermate facciamo un brindisi. Sì, quando avete comprato tutti i libri. Avete comprato tutti i libri? Allora si brinda. Brindiamo.